mai cercato quadri a Parigi, perché sennò sarei rimasto a quadri. Quadri è il mio paese, non è che io capisco benissimo le persone che non sono nati qua, che si pongono il problema, dico, ma che cazzo fai? Non te lo so dire che cazzo fai, io vado al bar, prendo un caffè il resto delle ore. Ho sviluppato delle volte delle cose che avevo già cominciato o a Roma o a Parigi, ma difficilmente ho cominciato qua. Anche perché, insomma, spesso la mia produzione è sempre in combinazione con qualche altro che naturalmente non vive a quadri, e quindi di conseguenza è stato un po'. Però penso che un giorno qualche cosa uscirà direttamente da quadri. A Parigi sono andato nell'82, quindi sono un sacco di anni. Però da quadri sono partito molto molto presto, sono partito a 11-12 anni per il liceo artistico di Pescara. Ciro Mancini, che è di San Severo, giustamente, come Andrea Pazienza, e l'altro era sicuramente Giuseppe Fiducia. Purtroppo entrambi sono scomparsi, ma entrambi hanno lasciato una traccia indelebile. Gli interessi comuni erano abbastanza diversi, ma se devo veramente analizzarlo adesso, io penso che molto importante sia stato proprio il liceo artistico, che è la cosa comune che abbiamo avuto, ma non il liceo in sé, per quanto l'insegnamento che abbiamo avuto dal liceo artistico, che all'epoca era comunque una scuola veramente buona. Sono degli ultimi lavori con una tecnica nuova, ma che è molto vecchia, praticamente mi ricollega praticamente al liceo artistico. Sono delle retrovaie, come dice Francesco, veramente di tecniche, ma pure di idee che vengono dal liceo. Recuperato i gessetti che non facevo più, i carboncini che non utilizzavo più dal liceo artistico, insomma, e mi sono ritrovato le stesse sensazioni che da piccolo avevo veramente a scuola. La Perilli, all'epoca in cui veramente l'ho conosciuta, era veramente, e ancora adesso a me è molto molto simpatica, eppure una bella donna, ma a quell'epoca era proprio sfolgorante. No, dei personaggi che ho conosciuto è un'ovvietà, però ne ho conosciuti due eccezionali, a parte i miei amici miei, che per me sono eccezionali, quindi non è tanto una questione di conoscenza, però parlo proprio delle persone. Frank Zappa è stato qualcosa di eccezionale, insieme a Miles Davis, che ho conosciuto anche. La musica è stato il collante di tutte le mie, il mio lavoro, pure degli incontri, perché con Stefano, come ho sempre detto, diciamo, il feeling è arrivato più per la musica che per i disegni che avevo fatto all'epoca, di quando ci siamo conosciuti. Prima c'era un mercato enorme, forse il più grande, insomma, d'Europa, e per un certo tipo di fumetto era il più grande nel mondo. E gli francesi hanno una cultura che noi purtroppo non abbiamo, non soltanto nel fumetto. In Francia la gente va al cinema, vede la televisione pure, ma va al cinema comunque, va al teatro, i cinema sono sempre pieni, i teatri pure, si leggono i giornali, leggono i libri, quindi c'è un rapporto diverso con la cultura. Lo Stato investe sulla cultura perché pensa che sia una cosa di avvenire, che fa bene al popolo e che porta pure i soldi. Cosa che da noi, proprio da quando, dopo il ventennio che abbiamo conosciuto, non parlo di quello fascista, ma di quello dopo, che forse che dal lato culturale è stato molto peggio, molto peggio. Purtroppo noi soffriamo di queste cose qua. Il popolo italiano si è purtroppo culturalmente abbassato di molto. Io quando sono partito dall'Italia ero orgogliosissimo di dire sono italiano, perché sapevo che alla base avevamo delle cose che gli altri non avevano. E purtroppo adesso l'abbiamo perso tutti, abbiamo perso completamente identità. È un lavoro che mi è stato comandato su Rank Xerox. Naturalmente io lo sto svolgendo in un modo che le persone che me l'hanno comandato, eppure le persone che lo vogliono vedere, forse si aspettano, però è così o niente, insomma. Non mi va di fare i fumetti, quello che facevo, cioè di fare su tela o su grandi formati quello che facevo sui fumetti. E quindi è una rivisitazione pittorico, forse diciamo così, pittorico o artistico pittorico su Rank Xerox, ma okay. È giusto per far capire, perché insomma io da artistico e di pittorico non so che quanto ce n'ho, insomma. È una rivisitazione, ma il mondo di Rank Xerox, che dopo è il mio mondo, insomma, alla fine.